una droga sintetica a bestia, come si dice a Pisa, essendo noi pisani. Alla grande, proprio. Penso che sia una cosa schifosa come tutte le altre droghe del mondo. E chiunque se le fa, se essere un po' tendessa, me lo so sapere, non lo so. Quella viene assunta per il semplice fatto di provare emozioni che in stato normale non vedrebbero provate. Sono emozioni amplificate. Ma forse un po' per noia, un po' magari chi vuole provare qualcosa di più perché non sa come divertirsi, magari prova queste sostanze, insomma. Però io non sono d'accordo su questa cosa. Pare che l'MD rientri nelle droghe da stupro. Mai sentito parlare di questo genere di droghe? No, non so cosa sia la droga da stupro. Evitiamo di prendere cocktail dai ragazzi oppure dentro le discoteche qua, perché già sembra che provochi amnesia anche dopo, sì, con cui uno dimentica. Secondo voi quanto è diffusa? Tantissimo, veramente tanto, anche troppo. Allora, ci sono un sacco di modi tipo per conoscere una ragazza, per... questo credo sia il modo peggiore. La voglia di superare il limite viene sempre, però non lo so, alla fine ci pensi, è una ragazzata, quindi fai altro, va. Io mai, però ho vissuto un'esperienza di un amico, ho visto che cosa ha portato alla fine e ne è diventato uso a livello psicologico. Sono contrario e spero che non si diffonda eccessivamente. Non fa bene a tutti i giovani, non prendetela. È meglio una serata tranquilla tra amici, una birra, un cocktail va bene. Il fumo lo evito, lasciatelo stare. Si fa vivere meglio, stai bene. Non ho mai fatto uso, mai fumato e grazie a Dio oggi mi sento bene, sono realizzato pure. Secondo te cosa spinge un giovane a farne uso? Divertimento. Penso che la disperazione ormai non conta più. Un bacio della ragazza, va.